Avete mai pescato i polpi con un granchio finto come questo? Oggi vi porto a una delle pesche più antiche e più belle che ci siano, la pesca del polpo. Questa è una pesca che si fa principalmente all'alba per due motivi. Uno perché i polpi sono in caccia, sono più attivi, ma soprattutto perché il mare è più calmo e anche più chiaro, quindi loro riescono a vedere meglio la nostra esca. Usare il granchio finto non è sicuramente l'esca principale, in effetti l'esca principale sarebbe il granchio vero, ma il granchio finto è un ottimo sostituto, soprattutto per chi ha poco tempo, ad esempio io fra un pochino devo andare al lavoro. Per pescare si scelgono delle scogliere, vedete questa è una scogliera che va benissimo perché qui ci sono un sacco di buche, un sacco di piccoli anfratti dove i polpi vanno a cacciare i propri granchi. E il granchio finto è un ottimo metodo per pescare. Vi farò poi vedere in un altro video come realizzarlo. Vedete, qui io ho messo un piombo, l'ho plastificato. Il granchio è bianco perché questo è un colore che piace moltissimo ai polpi. A volte magari funziona meglio un colore naturale, ma oggi voglio provare col bianco. E si comincia proprio andando a cercare buchetta a buchetta i polpi, dove sono, se ci sono e soprattutto se mangiano. Ora cominciamo a pescare proprio in queste buchettine. Sembrano molto piccole, ma in realtà il polpo ci potrebbe essere. Ve lo garantisco che ci potrebbe essere perché ho preso dei polponi enormi. Qui l'acqua è un pochino più scura, ma comunque proviamo lo stesso. Il 90% di questa pesca la fa la vista, cioè se lo vediamo è 10.000 volte meglio. Camminate, non tralasciate nessuna buchetta, vedete anche questa qui, molto piccolina, ma i polpi, soprattutto quando c'è la bassa marea così, amano camminare. Ora andiamo in un posto dove magari si vede meglio. Oh, guardate che bella buchetta questa. Se ce lo vedete comincerà ad allungare le ranfe, comincerà ad avvicinarsi al granchio. Il granchio bianco poi aiuta molto perché è estremamente visibile. Questo filaccione è un po' scomodo, però mi aiuta a regolare l'altezza perché qui gli scogli, come vedete, sono bassi inizialmente, poi diventano veramente altissimi. L'acqua profonda anche 2-3 metri, quindi il filo in più purtroppo serve. Lo facciamo camminare. Perché a volte lui è nascosto in un buchino che non riusciamo neanche a capire, e poi invece è lì. Allora, in questo bucone fatelo salire e scendere, fategli esplorare un po' tutta la buca, perché il polpo non è detto che lo veda se è sul fondo. Vedete, piano piano, in tutti gli anfratti. Se vedete il polpo, non glielo mettete in bocca, perché se no lui se lo tiene direttamente lì dove è. Invece cerchiamo di farlo uscire fuori. Vedete, lo faccio camminare così. Eccolo, eccolo. Lo vedete? Guardate che bello, guardate che bello, guardate. Eccolo! Che figata! Subito, subito fuori, via. Eccolo qua. Che meraviglia. Questo è un polpettino, vedete? È andato subito sul granchio. Questo polpo era talmente affamato che non ha mollato il granchio per 2 minuti. Guardate come l'ha preso bene. Ora questo ragazzi è un polpo piccolino, quindi lo ributtiamo. Ciao piccolo. Come avete visto, il granchio ha funzionato subito, ha funzionato benissimo. L'importante è essere molto veloci nel momento in cui il polpo afferra la nostra esca a tirarlo fuori dall'acqua. Ma bisogna anche guardare molto bene per capire se in realtà l'ha preso solo con un tentacolo oppure siamo pronti per poterlo tirare fuori. Infatti il polpo può mangiare in diversi modi. Il modo più semplice è quando il polpo è davvero affamato e forma un ombrello sopra la nostra esca. Una volta che l'ha presa, possiamo tirarlo su senza troppi problemi perché avrà poca presa sul fondo e soprattutto sulla sua tana. Il secondo caso invece è più difficile, il polpo infatti è curioso, si solleva, cominceremo a vederlo da fuori e piano piano allunga prima un tentacolo e poi gli altri per prendere l'esca. In questo caso dobbiamo essere più veloci di lui e non farlo intanare.
non dobbiamo farlo intanare, questa è una cosa molto importante. Perché se il polpo dovesse prendere la nostra esca, portarla dentro la tana, a quel punto sarà molto difficile tirarlo fuori. E comunque io consiglio sempre in quel caso di togliere l'esca e rimetterla più lontano da lui, anche magari facendo passare 5 minuti, per dargli la possibilità di uscire e poterlo tirare fuori. Perché una volta che lui ha fatto l'ombrello, per così dire, sarà molto più semplice tirarle fuori. Altrimenti dobbiamo utilizzare l'ancoretta. Se vediamo che un punto può essere buono, innanzitutto non andare subito sui bordi, lasciare l'esca al centro e solamente dopo, piano piano, diciamo, sbatterla 2-3 volte per invogliare il polpo a uscire. Bisogna guardare molto bene, perché il polpo, quando si prepara ad attaccare, cambia colore, diventa a volte più scuro, a volte più chiaro, proprio perché è una strategia anche questa di attacco. Bisogna però saper guardare, saper interpretare i movimenti e i colori, proprio perché se glielo mettiamo nella tana, a quel punto sarà difficilissimo poi tirarlo fuori. Come vedete, il granchio è di gomma morbida e questa cosa lo rende estremamente naturale. È molto importante, diciamo, che lo sia, proprio perché il polpo, una volta che lo prende, deve pensare che sia comunque qualcosa di commestibile, qualcosa di reale, e allora non lo lascerà. Io però non amo pescare con le ancorette, né con le totanare, né con altri tipi di attrezzi, per quale motivo? Perché purtroppo di polpi grandi ce ne sono sempre di meno e quelli piccoli vanno rilasciati. Se peschiamo con le ancorette, con gli ami, è vero che il polpo comunque è un animale duro a morire, però comunque lo stiamo ferendo e non mi sembra corretto, bisogna comunque dargli una possibilità. Quindi io pesco semplicemente col piombo, col granchio, devo essere bravo io a farlo uscire fuori senza doverlo infilzare necessariamente. Poi è ovvio che se vedo che è grande, allora utilizzo l'ancoretta che vi ho mostrato precedentemente. L'ancorotto, legato ad un piombo ed un moschettone robusto, serve a tirare su i polpi più grandi che non vogliono staccarsi dal fondo, ma questo ve lo spiegherò nel prossimo video. Se vi piacciono video legati al mondo del mare, alla pesca, dalla pesca in apnea alla pesca dalla barca, iscrivetevi al canale e magari attivate le notifiche. Purtroppo è già passata una mezz'oretta che avevo e devo tornare a casa perché è ora di andare al lavoro. Tuttavia ho trovato quel polpo che mi ha fatto davvero divertire e realizzare delle riprese incredibili. Comunque nel prossimo video vi farò vedere come realizzare la montatura del granchio finto e anche come realizzare la montatura della canna, che è davvero semplicissima. Ci vediamo alla prossima!